Sì, la fotografia in realtà ha delle tinte ancora più fosche di quelle che potrebbero sembrare, perché individuare il limite di sicurezza sanitaria in 10 microgrammi metro cubo di media annuale, che è il limite fissato dalle linee guida alla qualità dell'aria dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2005 e che non è assolutamente recepito dalle legislazioni nazionali, perché la direttiva europea per la qualità dell'aria viaggia con valori che sono praticamente più che doppi, cioè 25 microgrammi metro cubo media annuale per il PM2.5 per le polveri sottili. Mentre invece nel 2021 l'aggiornamento delle linee guida qualità dell'aria OMS ha portato questa soglia di sicurezza sanitaria addirittura a valori più bassi, cioè l'ha dimezzata da 10 a 5 microgrammi metro cubo. Quindi noi di fatto viaggiamo con tutto un sistema legislativo e di protezioni ambientali e di apparati regionali di protezioni ambientali e di prevenzione, misure, insomma, e piani sanitari e di prevenzione che sono tarati sui limiti di legge, che sono quindi addirittura quadrupli rispetto alle attuali soglie di sicurezza sanitaria. Detto ciò, la problematica della pianura padana è di rilievo internazionale, perché in Europa soltanto alcune aree minerarie e produttive, le industrie pesanti della Polonia raggiungono gli stessi livelli della pianura padana, con l'aggravante per noi italiani è che mentre la Polonia ha ridotto del 20% le sue emissioni negli ultimi 5 anni, noi praticamente rimaniamo stazionari, quindi non scendiamo. Questo si traduce anche nei dati presentati dall'ultimo rapporto sulla qualità dell'aria dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, che continua a stimare livelli più alti degli altri paesi di mortalità evitabile, nell'ordine di 60-70 mila morti l'anno da inquinamento atmosferico da polveri sottili per il nostro paese, mentre gli altri paesi scendono e scendono a dei ritmi importanti.